Di 15 aprile, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale di approfondimento La regola della sostenibilità. Buongiorno a tutti, carissimi, da parte mia, da parte anche di tutti i frati Cappuccini che seguono questo appuntamento e sono contenti, seguono Padre Pio TV e salutano anche loro perché non lo facciamo mai un saluto da parte di tutti i frati. Crediamo tanto in questo modo che abbiamo di raggiungere voi tutti che siete a casa e oggi lo vogliamo fare sempre con questi argomenti a noi tanto cari e cari anche al Francescanesimo: la sostenibilità, l'ambiente, il magistero di Papa Francesco e il messaggio originale di San Francesco e Santa Chiara. Tra l'altro ci prendiamo anche noi giusto qualche secondo per ricordare con affetto uh, il, il nostro il, padre il, Gregorio. Il confratello padre Gregorio venuto a mancare solo ieri e oggi alle 16.30 ci saranno i funerali in Santa Maria delle Grazie. Fratello. Esatto, sì, alle 16.30 a Santa Maria delle Grazie. Saremo tutti riuniti, non so se sarà trasmesso anche in tv. Il, magari ve lo confermiamo più tardi no, in chiusura. No, eh, sì, sarà trasmesso in tv perché se ne parlava già nel programma eh, Just Today di, di oggi con infografiche che magari riproponiamo poi nel corso della puntata. Intanto ritorniamo ai temi del nostro programma, quelli della sostenibilità in senso ampio e trasversale. E come di consueto, in questa prima parte del nostro appuntamento andiamo a vedere che cosa Parliamo succede. Parliamo di notizie, quindi un forco gli occhiali per non perdere nessuno dei dettagli che abbiamo, ricordando una iniziativa che avevamo già accennato la settimana scorsa, che è quella del 13 e 14 aprile, I Cammini Aperti, iniziativa del Ministero del Turismo. CAI e Cammini d'Italia. Di che cosa si è trattato? Gente che ha scelto di andare a camminare dove a caso no. Perché una possiamo dire commissione comunque ha elaborato una selezione di percorsi tesi a valorizzare il territorio. 42 percorsi eh, in tutta Italia, dal nord al sud Italia, che hanno avuto un grande successo, una grande risposta di pubblico. Questo sicuramente anche Uh, come dire, favorita dal fatto che siamo entrati nella primavera ed il weekend che ci siamo lasciati alle spalle è stato a tratti anche estivo, mm -hmm. direi, le temperature. E cos'è che vogliamo come... anche valorizzare di questa iniziativa? No? Perché sotto c'è anche un'idea di turismo che va un attimo riprendendo piede. Noi siamo abituati, per esempio, a concepire il turismo come quello dei grandi viaggi, quello che ci porta lontano, però poi una volta andati lontano si ritrova in un contesto identico a quello che tu avevi a casa. No? Per uno dei casi più estremi, nella Papuasia più profonda, tu trovi il villaggio turistico che ti dà gli stessi cibi che tu, per esempio, puoi trovare in Italia. Più o meno ci provano. Però perché allora questo turismo prende piede? Che cosa ha di importante? Il fatto che accanto a te c'è una bellezza che stai ignorando. Faccio un esempio molto stupido: io ho ricercato nel sito la mia regione, il Molise, e ho scoperto, per esempio, che a Casa Calenda c'è un museo all'aperto che è uno dei più interessanti di Italia. Tante volte sarò passato davanti anche a quelle sculture considerandole cose da quattro soldi perché nella mia mentalità c'è che per vedere le cose belle devi andare lontano, devi pagare. No? Invece, quando trovi una cosa che è gratis e ce l'hai lì a disposizione, mm, raramente la valorizzi. No? Questo cammino d'Italia è partito proprio da questo concetto. Vai lentamente e soprattutto non devi fare i chilometri dei chilometri per vedere ciò che merita di essere vissuto, ma accanto a te c'è già tanta ricchezza. C'è un'altra riflessione importante da fare proprio a proposito del verbo che hai utilizzato tu, quello eh, che fa appunto riferimento alla capacità, all'importanza di valorizzare il nostro territorio, che questa capacità di valorizzare il territorio si trasforma in lavoro per tanti giovani che ecco, invece che andare a cercare eh, l'Eldorado, fortuna altrove, possono anche avere la possibilità, una possibilità in più di lavorare nei propri territori e di lavoro ne parleremo nel collegamento del blocco successivo nel tuo approfondimento sul mondo del francescanesimo. Esatto. Poi 22 aprile vogliamo segnalare il giorno della Terra, nato un po' dalle università, un'idea degli anni 70, però con alle spalle personalità di tutto rispetto, come anche il presidente americano molto famoso, John Fitzgerald Kennedy. E che cosa serve questa giornata? Serve a riconcentrarci sul nostro pianeta, quindi promuovendo tante iniziative di quelle che danno credito alla bellezza che ci circonda in modo tale da preservarla e non darla per scontata. Sarà un appuntamento importante, quello di lunedì prossimo, per cui ci ritroveremo a parlare della giornata della Terra anche attraverso degli interlocutori privilegiati. E intanto ecco, vale la pena ricordare che dal 18 al 21 aprile in Roma ci sarà proprio un campus, un'esperienza. Eh, appunto, su più giorni, mh, durante i quali approfondire i vari temi legati all'importanza dei temi della sostenibilità. Non e a so. proposito fare un po' di polemica, perché è nato anche il giorno della terra, no, io sto notando che praticamente pullano di giornate mondiali oramai sì. e sembra che non bastino più le giornate dell'anno per vivere delle giornate mondiali. Allora mi domando quale sia anche il segno di tutte queste giornate che nascono e lo faccio perché noi anche parliamo di spiritualità soprattutto, non parliamo di queste cose perché sono avulse da un discorso di fede. Allora mi chiedo, ma non sarà che in un mondo laico comunque Sta nascendo l'esigenza di crearsi altre messe, altre Pasque, altri Natali per andare a sottolineare qualcosa che sia importante, che comunque ci riunisca tutti insieme intorno a un certo concetto. Perché io credo sia anche questo. E il fatto che nasca così senza una spiritualità autentica e manifesta, poi pone anche il limite che ognuno avrà una sua giornata mondiale e ogni giorno non saremo un mondo che si concentra su un solo tema, ma saremo un mondo che comunque comunque è disperso rispetto a tanti punti di vista. Quindi va bene la giornata mondiale della Terra, ma non dimentichiamoci che Ecco, è la spiritualità che ci muove a questo prima dell'urgenza addirittura climatica. Solo così l'uomo, credo io, potrà essere veramente saziato anche nell'esigenza di ritrovarsi su questi temi. Ma sai, credo che sia questo il motivo per cui la nostra TV ha voluto fortemente questo programma, perché ci troviamo ad affrontare sfide inedite, tutta l'umanità si trova ad affrontare sfide inedite, la notizia degli ultimi giorni è che... I primi tre mesi di questo 2024 sono stati quelli più caldi in assoluto da quando l'uomo ha iniziato a registrare le temperature e, e quindi effettivamente stiamo vivendo delle emergenze ed è necessario, come appunto suggerivi tu, approcciarle nel modo più corretto. Per cui siamo qua per questo direi. Bene, prima di uh, dare la linea alla regia per la uh, pubblicità, qui farà seguito, come dicevamo, il tuo approfondimento sul mondo del lavoro con uno dei nostri cari... Uh, Fra con... Alessandro Mastro Matteo sarà con noi? Fra Alessandro che insieme a Fra Pietro Mananesi sono tra uh, i nostri direi consulenti spirituali sul francescanesimo per la regola della sostenibilità vogliamo anche parlare di una start-up che ha, uh, sta, sta riscuotendo un certo successo e che nasce grazie a due giovani studenti dell'Università di Bari del Politecnico di Bari stiamo vedendo nel nostro maxi schermo le immagini relative a Un'app per trovare parcheggio, perché parliamo di questo? Perché trovare parcheggio, soprattutto nelle grandi città, diventa una pratica estenuante che ci costringe a girare lungo e largo, così continuando tra virgolette ad inquinare l'ambiente con le emissioni di CO2. Questi ragazzi, attraverso quest'app, hanno escogitato un metodo per mettere in contatto chi lascia il parcheggio con chi deve occuparlo e eh, l'applicazione è stata scaricata istantaneamente da migliaia di persone. Speriamo di poter intervistare i due ragazzi, eh, Daniele Petrilli e Claudio La anche perché, ecco questa era la cosa che ci faceva riflettere a me fra Italo, in ogni, ogni eh, operazione che si realizza no? di, di scambio di parcheggio, Fa ricevere a chi dà la segnalazione di parcheggio liberato 2 euro, che ci sembrano una somma abbastanza cospicua, per cui volevamo capire e come funzionava. Diciamo, eh sì, 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 di sapere. Del meccanismo. Tu hai mai guidato a Bari, Tommy, hai fatto sì, Di tanto in tanto capito <ride> su Bari, ma mi viene spontaneo di pensare che ormai un po' tutte le città di una certa dimensione si stanno sovraffollando di mezzi e eh, eh, spesso ci abbandoniamo a quel luogo comune eh, che, fa più o meno, che, che dice più o meno così, ormai ci sono più auto che cittadini, che persone, per cui un'app davvero utile e intelligente. Bene, a questo punto ci parcheggiamo anche noi, ma solo per qualche istante, poi come detto, dopo la pubblicità, l'approfondimento di Fra Italo sul mondo del lavoro. A tra poco. Bentornati carissimi e carissimi alla regola della sostenibilità. Abbiamo parlato di turismo, di vacanze, abbiamo parlato di buon cibo, ma tutto ciò non sarebbe possibile se prima non fosse preceduto, ahimè, forse direbbe qualcuno, dal lavoro. Oggi siamo qui con Fra Alessandro, Mastro Matteo. Buongiorno Fra Alessandro, benvenuto tra noi. Buongiorno, grazie. Proprio per approfondire questa dimensione della vita umana e vogliamo farlo a partire dall'esperienza di San Francesco di Assisi e anche di Santa Chiara perché su questa dimensione hanno veramente non solo scritto ma messo tanto in pratica. Vogliamo partire però dalle parole del nostro Papa Francesco che ascoltiamo. Quanta gente va a bussare le porte delle fabbriche, delle imprese? Per... C'è qualcosa da fare? No, non c'è, non c'è. La mancanza di lavoro. E penso anche a quanti si sentono feriti nella loro dignità perché non trovano questo lavoro. Tornano a casa e eh, hai trovato qualcosa? Niente. Eh, sono passato per la carità, si porta il pane. Quello che ti dà dignità. Non è portare il pane a casa, tu puoi prenderlo dalla Caritas, no, questo non ti dà dignità. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane, e se noi non diamo alla nostra gente, ai nostri uomini, alle nostre donne, la capacità di guadagnare il pane, questa è un'ingiustizia sociale in quel posto, in quella nazione, in quel continente. I governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché questo guadagno gli dà la dignità. È una unzione di dignità il lavoro. E questo è importante. È molto importante, sono preziose queste parole del Papa, un'unzione di dignità il lavoro. Fra Alessandro credo che Francesco l'avesse capito. Sì, Francesco D'Assisi l'aveva ben capito e eh, l'aveva anche consegnato ai suoi frati come eh, modalità per santificare la propria vita. Eh, il lavoro viene riportato all'interno di alcuni scritti, in modo particolare nella regola non bollata, nella regola bollata, e poi nel Testamento, che è l'ultimo scritto che Francesco lascia ai suoi frati e a tutta la cristianità, eh, proprio alla soglia della morte. E lì lui dice che eh, il lavoro è una grazia, quindi in buona sostanza unisce eh, la facoltà lavorativa alla dimensione teologica. Eh, coloro che hanno ricevuto la grazia di lavorare e quindi anzitutto il lavoro è un dono che viene dall'altro. E poi è un esercizio personale per poter non soltanto santificare le giornate, ma santificare il tempo, santificare gli altri attraverso l'impegno. Non dimentichiamo che Francesco, che è un uomo tutto evangelico, si rifà proprio a Gesù Cristo che eh, si impegnò nel lavoro, figlio di un falegname, di un artigiano, anche lui spese 30 anni della sua vita proprio nel lavoro. Ecco, l'altra volta c'era Fra Pietro Maranesi, con lui osservavamo anche con un po' di simpatia che ai tempi di Francesco non c'erano i frati o, per esempio, i preti, le suore, come tra virgolette figure professionali, nel senso che persone nella loro vita facessero quello, punto e basta. Ma bisognava trovarsi da mangiare, appunto, guadagnarsi questa dignità tramite il lavoro. Com'era essere frati ai tempi di Francesco, da questo punto di vista? Sì, i frati che eh, desideravano abbracciare la forma di vita eh, del Vangelo in semplicità e in umiltà eh, provenivano da eh, realtà molto diverse, per cui c'erano anche dei professionisti, questo è il motivo per il quale Francesco nella sua regola dice che coloro che sanno lavorare di un lavoro particolare continuano a farlo, questo è molto indicativo. La maggior parte dei fratelli invece eh, era... Erano fratelli semplici ecco, che si dedicavano soprattutto uh, al lavoro della terra, quindi lavoravano presso altri, anche perché non dobbiamo dimenticare una dimensione eh, importante nella vita eh, del francescanesimo della prima ora, e cioè che. Eh, la vita di questi frati era itinerante per cui si muovevano, non potevano assicurarsi un lavoro stabile in un luogo, ma lavoravano proprio per, per guadagnarsi il pane, per vivere. No? La, la classica logica che si lavora. Per vivere non si eh, vive per lavorare ecco quindi eh, nell'accezione francescana il lavoro non è inteso tanto come retribuzione ma come modalità per rendere lode al signore questo è il motivo per il quale francesco dice di lavorare eh, con fedeltà e devozione e poi è chiaramente la modalità per la, la sussistenza nient'altro per cui eh, il lavoro eh, al tempo di Francesco era mh, un lavoro di diversa tipologia, però lui stesso indica ai frati di eh, compiere dei lavori eh, consoni al proprio stato di vita e quindi dice nella regola, per esempio, di non fare gli amministratori o eh, di non truffare, chiaramente lavori che poi non nobilitano eh, lo stato di vita scelto, o meglio la risposta alla chiamata di Dio. Ecco, e da qui, dalla frase che ti ho detto, forse scaturisce anche una provocazione per noi di oggi, perché è l'uomo per il lavoro, il lavoro per l'uomo. Ecco questa provocazione. Oggi conosciamo quest'altro termine, che è il termine carriera, ossia il lavoro dal punto di vista della grande priorità della vita che ti dà il senso della vita. Siccome il lavoro, intuito così da Francesco, è una grazia di Dio, può diventare carriera in questo senso? Assolutamente no. Ecco, il lavoro ha uh, l'accezione della gratuità nella uh, dimensione francescana e anche quella della non appropriazione, perché non dobbiamo dimenticare che Francesco, in questi suoi scritti, indica ai suoi frati di lavorare uh, con spirito di servizio e eh, in minorità. Ecco, la minorità. È una dimensione pervasiva di tutta la spiritualità francescana, è quella dimensione che non ci fa mai sentire superiori a nessuno, ma sempre servi di tutti, in modo particolare eh, servi inutili e obbedienti alla Santa Romana Chiesa. Per cui il carierismo, che non ci dovrebbe essere in genere nella Chiesa, eh, ma per noi francescani, non deve assolutamente essere contemplato. C'è anche un altro scritto che è molto indicativo. Ed è la munizione quarta di Francesco, e si riferisce proprio a coloro che hanno eh, un ufficio un po più alto nella gestione della vita dei frati minori, e Francesco dice che proprio coloro che sono costituiti in autorità tanto si devono gloriare di aver ricevuto quell'ufficio come se fossero deputati a lavare i piedi ai fratelli. Ecco che allora il lavoro è tutto inteso nella dimensione del servizio e non nella dimensione del potere e dunque in quanto tale non può essere carriera. Ecco, l'altra faccia della medaglia quando parliamo di, di un lavoratore è lo sfaticato. Francesco ha avuto mai a che fare con dei frati sfaticati, ricordo di uno che si chiamava Frate Mosca, lo chiamava così. Qual era la storia di questo frate, insomma, e qual è il consiglio di Francesco agli sfaticati e soprattutto anche a chi deve sopportare o sopperire agli sfaticati? Beh sì, Frate Mosca è indicativo per quei fratelli che non si danno da fare, che vogliono il piatto pronto e eh, già allora, ai tempi di Francesco, evidentemente se eh, c'era questa norma che veniva messa tra l'altro per, per iscritto... Era perché c'erano dei fratelli che abbracciavano queste vite e che non volevano darsi eh, da fare. Eh, il lavoro eh, deve poter impegnare tutti, tutti, nessuno escluso, per cui eh, deve essere compiuto con eh, impegno. Diversamente ecco, si rischia di cadere nell'ozio e questo Francesco ce lo ricorda all'interno dei suoi scritti quando dice che i frati eh, che hanno ricevuto la grazia di lavorare lavorino e questo anche per allontanare l'ozio che è il nemico dell'anima. Per cui eh, il lavoro non soltanto santifica il tempo, nobilita l'uomo ed è un percorso preferenziale per poter portare anche l'amore e l'annuncio di Gesù che ha lavorato, eh, ma allo stesso tempo diventa eh, un, un impegno reale per eh, allontanare l'ozio che è appunto è nemico dell'anima, cioè eh, ci fa... Eh, perdere la bellezza, la profondità, la verità di quel tempo che noi possiamo trasformare in lode al Signore. Ecco, da Francesco secondo me è doveroso fare anche un salto a Santa Chiara, che forse nella dimensione del lavoro ha trovato una dignità profonda, che era anche quella della povertà che le ha potuto vivere perché lo ha richiesto, ma è una povertà alla quale doveva comunque fare fronte. Com'era la dimensione del lavoro per Santa Chiara e che importanza aveva? Beh, Chiara è tutta Francesco e la regola di Chiara, che è stata la prima regola scritta da una donna per donne, e chiaramente contempla anche questa prospettiva, la prospettiva del lavoro. Le eh, sorelle le, le povere di Santa Chiara, le povere dame, così come venivano chiamate all'inizio, si impegnavano. Ma eh, vivevano eh, la clausura. Ecco, è molto singolare che un eh, testo di fine Trecento, il De di Bartolomeo da Pisa, eh, dica dichiara che nel momento del gran bisogno, quando cioè non arrivava la provvidenza, Chiara andasse al di fuori per lavorare, per chiedere l'elemosina. Ecco, l'elemosina è una dimensione che si può um, intrecciare con il lavoro, ma che non sostituisce il lavoro. Questo è molto chiaro anche per Francesco all'interno del suo testamento. Lui dice che quando non c'è la ricompensa che proviene dal lavoro, allora si vada per l'elemosina. Eh, e questo è eh, chiaramente indicativo anche nella forma di vita eh, di Chiara. Ma, Uh, dobbiamo anche ricordare che tantissimi anni Chiara li ha vissuti a letto perché era ammalata, ma non ha mai smesso di indicare alle proprie sorelle ecco, questa unica modalità che chiaramente non ehm, sostituisce eh, o non. Ehm, diminuire l'importanza della preghiera, ma la arricchisce perché la nostra vita appunto è un tutt'uno tra rendere l'ode a Dio, nello spirito di orazione e devozione, e poi un impegno uh, reale e fattivo, che è un impegno chiaramente fatto con le mani, un lavorare con le mani, quello che poi Buonaventura chiamerà il labor corporalis, ma anche un labor sapienzie, cioè un lavoro intellettuale, un lavoro di ricerca, di studio, che non è assolutamente inferiore rispetto al lavoro manuale. Ecco questa distinzione la compie Bonaventura, qualche anno dopo Francesco, e all'interno di tutta la tradizione francescana si porranno sempre eh, i frati questa grande domanda: ma è più importante il lavoro manuale o il lavoro intellettuale? Ecco, per Bonaventura. Il lavoro intellettuale aveva la priorità, ma poi io credo che in tutto il percorso della tradizione francescana un buon equilibrio non ha più messo una dimensione al di sopra dell'altra, ma una si può benissimo integrare con l'altra, ecco la bellezza del volto del francescanesimo, cioè di uomini e anche di donne che si danno da fare, che lavorano con le proprie mani, ma che lavorano anche nella ricerca e nella conoscenza del mistero di Dio e della Chiesa. Ecco, Francescano, grazie, il nostro tempo per questo breve tuffo nel mondo del lavoro con il sapore francescano deve concludersi qui. Io ti ringrazio ancora, ovviamente ti invito per condividere con noi il tuo amore per San Francesco una prossima volta con piacere, con grande piacere. Pace bene a tutti. Grazie mille fra Alessandro e noi ci vediamo dopo la pubblicità con la comunità Laudato Sì, a tra poco. Grazie, Tony e grazie fra Italo. Buongiorno a tutti e benvenuti nello spazio curato dalla comunità Laudato Sì all'interno del programma La regola della sostenibilità. Come sapete, ormai ci conosciamo, qui abbiamo Anna Paola in studio con noi. Buongiorno, Buongiorno e grazie. <ride> eh, noi siamo i ragazzi della comunità Laudato Sì e ogni settimana ehm, ci piace eh, enucleare alcuni aspetti eh, dell'enciclica Laudato Sì calati però nel mondo della vita reale, nel mondo della vita quotidiana di tutti i giorni. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento che è a noi ha colpito particolarmente perché non lo sapevamo. Noi cerchiamo gli argomenti da proporvi e così ci imbattiamo in qualcosa di strano ogni volta, e questo è uno di questi. Siamo immersi nel mondo digitale, la regia ci sta mandando le immagini. Siamo immersi nel mondo digitale, ormai tutti abbiamo uno smartphone oppure. Eh, o anche e anche un tablet un pc ormai siamo eh, con, con il nostro smartphone con in rete tutti connessi possiamo fare di tutto eh, da ordinare la pizza a trovare la ricetta a cose un po più difficili o più eh, serie come fare un bonifico pagare un bollettino ordinare le medicine in farmacia Insomma, si può fare di tutto. Questi smartphone e eh, questa connessione eh, ci semplifica la vita in tutto e ci rende veramente tutti collegati. No? Immaginiamo che anche la sigla, eh, che è l'acronimo che precede ogni sito internet, www, è l'inizio, è una, un acronimo che deriva da tre parole inglesi. Che significano una rete grande come il mondo, quindi evidentemente siamo proprio inseriti in questa, in questa rete. Non potremmo fare più a meno di tutto ciò, ma è, è tutto oro quello che luccica? È questa la domanda che ci siamo, che ci siamo fatti. Sì, è vero, perché davvero questi strumenti tecnologici, digitali e informatici sembrano aver risolto gran parte delle, delle nostre problematiche quotidiane, veramente ci danno una grossissima mano e sembra che tutto questo no, non costi nulla. E invece abbiamo scoperto che eh, c'è davvero un impatto a livello di inquinamento, eh, il cosiddetto inquin una nuova forma di, di inquinamento, l'inquinamento digitale tanto che um, si, pra, si parla proprio di rifiuti digitali. E in che modo si formano queste nuove forme di, di rifiuti, di spazzatura digitale? Uh, pensiamo ad esempio alle mail che mandiamo durante, magari soprattutto durante il lavoro, il lavoro o anche alla messaggistica Whatsapp che ormai è, è il nostro pane quotidiano. Ecco, uh, mandare queste mail o mandare questi messaggi uh, crea un una forma di emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, nell proprio eh, allo stesso modo in cui cioè, questo avviene con, um, quando per esempio guidiamo una macchina, avviene veramente la stessa cosa. Il problema è che noi questo non ce ne accorgiamo perché si tratta di rifiuti digitali, quindi rifiuti virtuali al nostro occhio invisibili alle nostre mani intoccabili eh, e quindi crediamo che eh, non esistano, invece eh, provocano un danno eh, pari a quello di altre forme di inquinamento di cui invece noi siamo molto consapevoli. E, per esempio, pensiamo anche a quando scattiamo un centinaio, migliaio di, di selfie, di foto nell'arco di pochissimi secondi per trovare quello più, che a noi piace di più, più azzeccato, proprio perché abbiamo questa opportunità con uh, la tecnologia dei nostri telefoni. E, e tutto. Tutte queste foto, questi video vengono incamerate in, in un archivio in caselle che sono archivi, scatole, possiamo dire così per capirci meglio, delle scatole invisibili, delle, delle scatole digitali che vengono chiamate in inglese cloud e appunto significa nuvola. La nuvola è davvero qualcosa che noi non possiamo toccare, però comunque eh, sappiamo che c'è, la vediamo. E la questione è proprio questa, uh, questi cloud, queste nuvole, richiedono per poterci essere una, forma di una, una fonte di energia elevata che spesso um, viene presa proprio da fonti fossili che emettono un, alta, um, un alto livello di anidride carbonica. E di tutto questo noi però uh, non siamo consapevoli. Eh sì. eh. Si tratta effettivamente di qualcosa di subdolo, no? mentre mm, andare sì. a pulire una spiaggia <ride> è qualcosa di molto più concreto. Togliere la plastica da, dalla spiaggia o da un sentiero di un bosco è qualcosa che eh, sì. facciamo, facciamo volentieri, siamo contenti di fare. E quello che invece è un rifiuto digitale, così come ci diceva Anna Paola, non è così, non è così immediato. No? E non, non si tratta soltanto, come prima la regia ci mandava l'immagine eh, di... Ehm, eh, non stampare questa mail se non ti serve, quindi, non è soltanto eh, il consumo di carta. Ecco, ormai queste, questi, questi messaggi si ritrovano quasi alla fine di ogni mail. No? Rispetta il tuo ambiente, pensa prima di stampare questa mail. Non si tratta solo oh, della, eh, di risparmiare la carta, ma si tratta, proprio come ci diceva Anna Paola, di eh, evitare di eh, produrre, di sovraccaricare eh, i cloud eh, di file che sono inutilizzati. Eh, quante, quante mail ci arrivano di pubblicità che neanche apriamo? Mm. Eh, però mh, non abbiamo forse neanche il coraggio o il tempo di cancellarle, no? queste rimangono come memoria nella famosa memoria esterna, quella che diceva lei, questi cloud no? esterni che per essere mh, alimentati eh, devono essere collegati a PC sempre accesi, cioè questo è il concetto, per cui di fatto sono una fonte di inquinamento perché l'energia per mantenerli eh, è un'energia eh, fossile. Quindi che cosa si può fare? Sicuramente non possiamo tornare indietro, è chiaro che eh, come, come dicevamo, come ci siamo detti tante volte, la tecnologia ci semplifica la vita, ce la rende veloce. E, e soprattutto eh, abbiamo acquisito anche una forma mentis tale che non possiamo tornare indietro, no? La messaggistica mm. di Whatsapp ormai è impensabile, cioè mandamelo, eh, inviamelo, è un, un verbo che utilizziamo <ride> centinaia di volte al giorno per mandarci, scambiarci di tutto, e però possiamo fare sempre qualcosa, no? E il Papa, lo citiamo anche oggi, nell'enciclica Laudato Si, utilizza eh, sempre una parola che è sobrietà. Questo, questo, questo termine che a lui piace tanto eh, e che noi dobbiamo sempre di più far, pro, far nostro, perché eh, non è mai qualcosa di scontato. Sobrietà è un termine che significa che io uso. Ma che nello stesso tempo uh, do all'altro la possibilità di usare, cioè non uso solo io mm -hmm. e basta, come se non esistesse un domani, come non se non esistesse un'altra persona. Uso io e usa un altro, può usare un altro. Quindi significa usare con moderazione, usare con moderazione ehm, eh, la tecnologia, per esempio. Un'altra cosa è la videocamera, no? ormai siamo abituati a fare tante videochiamate, a fare mh, delle riunioni online. No? Anche eh, l'accortezza di avere spenta la videocamera quando non necessario, quello è un risparmio, è un risparmio effettivo ma anche eh, cancellare app inutilizzate, eh, ma anche eh, evitare, cancellare i selfie inutili <ride> che tanto non ci servono. E vo a volte non abbiamo il tempo, non abbiamo neanche, diciamo, piccola, quel piccolo gesto appunto di cura. Vedete, la regia ci manda questa immagine, cancella, delete, levalo, eliminalo. Tante volte non abbiamo il, uh, uh, proprio coraggio. forse il coraggio neanche <ride> di fare questo, no? Eh, in realtà, però, è qualcosa che eh, addirittura a livello mondiale esiste una giornata di sensibilizzazione. Sì, sì. No? sì, sì. Il, il terzo sabato di marzo di ogni mese, eh, di, di, di ogni, ogni anno, anno. Eh, è stata indetta questa giornata per la pulizia digitale. Proprio al pari di quelle giornate che vengono uh, diciamo incitate per la, la pulizia dell'ambiente, ecco, ne abbiamo una proprio per la pulizia digitale, proprio per sensibilizzare le persone e le aziende mh, in particolare a um, appunto, uh, fare pulizia, um, togliere di mezzo, togliere per strada nel proprio uh, ambito digitale di vita uh, tutto quello che non è. Utile alla propria presenza online, nel, nella rete di cui parlavamo all'inizio. E proprio questo è possibile tramite questi consigli, questi suggerimenti che tu, Maria Stella, eh, poc'anzi ci, ci elencavi, ci dicevi. E questo è molto importante perché ci fa capire come anche eh, in quest'ambito, nell'inquinamento digitale, anche noi possiamo fare la nostra parte, per fortuna, quindi vuol dire che le sorti del mondo, ancora una volta ribadiamo <ride> oggi, sono anche nelle nostre mani. Noi non siamo inutili rispetto a chi prende le decisioni in campo politico, economico, a livello mondiale, anche noi possiamo fare la nostra parte e se ci teniamo la fa dobbiamo farla. E eh, quindi ecco, possiamo seguire questi piccoli accorgimenti che non, non ci stravolgono la quotidianità e la vita. Esatto, si tratta eh, soltanto di stare, di stare attenti e di prendere consapevolezza, eh, come diceva Anna Paola, che in realtà eh, veramente eh, possiamo tutti, tutti, tutti fare la nostra parte. Anche questo spazio all'interno di questa trasmissione eh, che eh, Fra Italo e Toni ci, ci hanno dato è uno spazio che noi utilizziamo proprio per dire che... Insieme possiamo mm. cambiare qualcosa sì. ed è lo stesso uh, filo rosso che, porta, che, che ha il Papa, no? che ci ripropone il Papa quando continua a dirci, continua ad incitare tutta la cristianità a dire non, non arrendiamoci, l'uomo è capace di degradarsi ma è capace di fare grandi cose facendo le piccole cose di ogni sì. giorno. Quindi se non abbiamo ancora fatto, facciamolo, prendiamo il nostro smartphone, togliamoci le foto che non ci servono, un po' di coraggio e tanto le, le cose belle che abbiamo vissuto rimangono esatto. nel nostro cuore sì. e nella sì. nostra mente, sì. e nelle relazioni che abbiamo costituito al di là dei selfie. <ride> Grazie sì. e ci, ci vediamo la prossima settimana. Buona, giornata a, tutti, buona, buona giornata, giornata a tutti. E dopo le riflessioni con la comunità Laudato Si sì di San Giovanni Rotondo, che non smetteremo mai di ringraziare, Fra Italo, per l'impegno e la dedizione che ci stanno mettendo dall'inizio dell'anno a trattare tanti argomenti della sostenibilità, ritorniamo insieme nella parte conclusiva del nostro programma. Abbiamo un'intervista molto particolare. Eh, anche se stiamo, stiamo riscontrando... Problemi... Eh, problemi tecnici. Problemi di audio, sì. L'avevo sì, messo sì. in mente, mannaggia a me, chiedo venia a tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo. Stavo facendo i ringraziamenti alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che arricchisce con le sue riflessioni questo programma dall'inizio dell'anno. Li ringraziamo non solo perché ci dedicano il loro tempo e la loro attenzione, ma li ringraziamo anche per quello che fanno al di là di questa trasmissione, il loro intervento molto concreto sul territorio e nella Chiesa. E in effetti, settimana scorsa parlavamo anche dell'incontro organizzato in foresta Umbra con l'Arcidiocesi Manfredonia Vesta e San Giovanni Otondo e per la ricchezza dei temi trattati durante la nostra trasmissione. Ricchezza dei temi che oggi ha, ha, come dire, vede un, un ulteriore nuovo tassello con il collegamento che mi auguro siamo, in, uh, siamo stati già in, gradi, in grado di effettuare perché Avevamo, stavamo riscontrando qualche problemino con le linee telefoniche... Chi, cui, è, chi è il nostro ospite? Mi, mi auguro che sia, che sia già con noi Max Bartoli, eh, referente italiano per lo, la disciplina internazionale Fireball, uno sport nuovo, misto, inclusivo, assolutamente particolare, quindi tutto da scoprire. Max, sei collegato? No. Non riusciamo se a collegarci. Non ancora. Intanto magari spieghiamo le caratteristiche di questo sport perché anche ci interessano, perché è uno sport con un regolamento particolare concepito per consentire agli uomini e alle donne di giocare insieme la stessa partita. Ecco noi sappiamo che lo sport è benefico, tutte le discipline sportive contribuiscono allo sviluppo della personalità, all'acquisizione della capacità di stare nel gruppo, soprattutto se sono giochi di squadra, e riescono a comunicare alla persona l'importanza delle regole. Regole. Vedo che forse è arrivato il nostro Max. Molto, molto bene. Ciao Max, buongiorno. Buongiorno, grazie per ci iniziamo a preoccupare, perché poi quando si va in diretta, noi qualcosa non va da questa parte, e, e ci iniziano i sudori freddi. No? Sì, per anche cui... perché stiamo notando che le connessioni sono un po' tutte vacanti questa mattina, quindi stavamo riflettendo anche su questo. Siamo in mano alla rete, però ogni tanto la rete <ride> si buca anche lei. Grazie, ben trovato. Uh, caro Max, quindi ecco, uh, stavamo anticipando qualcosina su Fireball, questo nuovo gioco che ci ha entusiasmato e incuriosito parecchio, per cui ti lasciamo uh, tempo e modo per parlarcene. Allora, grazie. Fireball Extreme Challenge è un gioco, anche se ha il nome americano, inglese, è tutto italiano. È stato creato negli anni 90 come un esercizio per sviluppare... Eh, potenza e resistenza, ed è diventato nel corso degli anni l'unico sport al mondo di squadra dove uomini e donne, ragazzi e ragazze, giocano insieme, esprimendo lo stesso livello di eh, rendimento atletico. È uno sport dove si vince facendo i punti: i punti si fanno con i passaggi. Quindi, passare la palla al tuo compagno o compagni di squadra equivale a fare un punto. È, un, è, un, è uno sport dove quindi bisogna lavorare, imparare a lavorare insieme, basato sul rispetto totale. Eh, quindi qui non si punta il dito, siamo tutti insieme e questo è un concetto che ci riporta molto al concetto di comunità. No? Assolutamente sì. sì, e mentre tu stai, sì. lo stai raccontando stiamo vedendo anche qualche... Eh, sì, queste immagini. sono delle immagini che fanno riferimento all'iniziativa all dell'anno scorso durante la Giornata della Terra, abbiamo lanciato un premio, un premio Lucia Grenna dove... Eh, per ogni passaggio fatto oltre a equivalere a un punto si, si raccoglieva un euro. Eh, Fireball è da sempre uno sport che punta alla unità, al rispetto, alla sostenibilità, e eh, per questa ragione ci siamo trovati eh, benissimo con la Smile Academy, con cui abbiamo fatto un accordo di collaborazione, e grazie alla quale siamo andati a portare Fireball eh, ai confini del mondo in Assam, India. Uh, aggiungendo l'India alla lista di paesi che già praticano questo, questo bellissimo sport. E, la cosa importante di Fireball è che qui, come stavo dicendo prima, possono giocare tutti, non devi essere alto, magro, atletico, tutti possono giocare. Eh, io sono bassino, a basketball non potrei mai giocare, a calcio neanche se ne parla perché ho i piedi storti però a Fireball tutti possono giocare e giocare con successo. Quindi è uno sport che non richiede niente, soltanto una palla, che peraltro, una palla come questa, che peraltro è fatta con materiali totalmente riciclati. Eh, I nostri campi sono campi, eh, quelli ufficiali, fatti con eh, materiali riciclati, quindi è tutto quanto sostenibile. Eh, ecco. Ritengo Sta che ehm, Fireball ehm, in particolare sia uno sport che possa essere considerato in un certo modo come una risposta eh, al, al messaggio del Santo Padre contenuto nella sua enciclica. No? Si parlava del Santo Padre esorta tutti a, a, a effettuare una sorta di eh, conversione ecologica, ma la conversione ecologica passa dal lavoro di, di squadra, passa dal lavoro di insieme, nel senso che se tutti continuiamo a pensare al nostro orticello e a lavorare con una visione ristretta eh, questo non può accadere. Fireball sul campo ci ricorda che siamo tutti uguali, che, siamo, eh, che dobbiamo giocare insieme e muoverci nella stessa direzione. L'esperienza effettuata in India eh, con la Sam Academy ha complementato questa, eh, questa filosofia del fireball perché grazie a questa esperienza in India dove abbiamo giocato fireball con le popolazioni autoctone, con le popolazioni indigene, con eh, eh, the Forest Man of India, cioè l'uomo che eh, Jadhan Yang che ha piantato un uomo solo, un albero al giorno, realizzando, cioè, riforestando 1260 ettari, eh, acri di terra. Questo ci vuole, è una conferma che eh, al di là del successo delle, di entrambe le iniziative, Fireball in India eh, e Assam Academy, questo ci conferma, l'esempio di The Forest Man ci confermano che le nostre lezioni contano. Abbiamo Tutte. anche qualche immagine di quello che è successo ah, ad Assam questo. con Smiley Academy e mentre magari la regia eh, ci aiuta a vedere qualche scena, Proprio qualche scatto dal vivo mentre stavate giocando con i ragazzi di Smiley Academy, ecco ne approfitto per chiederti qual è il meccanismo eh, tra il passaggio e ehm, l'euro che viene raccolto cioè come funziona, come viene effettuata sì. e da chi viene effettuata allora, la donazione? Nel Nell'ambito del premio Lucia Grenna che abbiamo istituito, lanciato l'anno scorso, le comunità ci inviano progetti a carattere sostenibile che avere una, uh, devono avere un effetti concreti e tangibili sulle comunità stesse. Eh, quindi voglio costruire una scuola, voglio riforestare voglio un parco, voglio adesso poi con eh, eh, Smile Academy stiamo lavorando proprio a questo aspetto ehm, per facilitare appunto l'invio di proposte. Le proposte vengono vagliate, quelle che vengono approvate ehm, per quelle che vengono approvate troviamo dei soldi da fond fondazioni private, in, in, in istituzioni, eccetera. Dopodiché la palla torna alle comunità, cioè si dice a chi ha mandato il progetto, ok, il progetto è stato approvato, i soldi sono stati... Allocati per svincolarli dovete giocare a fireball, cioè dovete fare comunità, dovete unirvi e quindi eh, durante, inizi durante questa iniziativa per ogni, per ogni passaggio fatto in partite ovviamente ufficiali fatte in loco, eh, verrà svincolato un euro. Questo com cosa comporta? Comporta che la, la comunità è chiamata a lavorare insieme perché a questo punto la comunità dice Ok, il progetto c'è, è approvato, i soldi li dobbiamo muovere, non, è, non è semplicemente qualcuno che viene e ti dà il quattrino. Dobbiamo fare comunità, dobbiamo lavorare insieme, lavorando insieme, stando insieme succedono tante cose. Riapprezziamo il fatto di stare insieme, ci muoviamo, che al giorno d'oggi è una cosa importante, togliamo i ragazzi dalla strada, li motiviamo e co costruiamo quella eh, coscienza, nuova coscienza ambientalista o comunque di rispetto di cui tutti abbiamo bisogno, cioè cominciare a guardare oltre al giardino di casa. Ma quella che il Santo Padre chiama nella sua enciclica laudato sì, la casa comune: il concetto un po' che sia soprattutto Su Maria Carina, ma anche Firebow, vogliono spingere è che noi siamo abituati a vivere tra le quattro mura domestiche, chi ce l'ha la fortuna al giardino, ma quello che noi facciamo pare di no, ma conta a livello mondiale: cioè ogni azione conta. Se un uomo ha riforestato 650 ettari di roba, di, di, di foresta, un, un solo uomo. Lui dice sempre che è bellissima questa cosa. Non l'ho fatto solo io. Io ho dato l'inizio, la natura ha risposto. E questo è meraviglioso come messaggio. E allora il concetto deve essere: dobbiamo cominciare a pensare fuori dalla nostra. a allargare un po' l'ambito della nostra visione. Eh, L'esperienza di Smile Academy è stata bellissima perché ti, ti ha tolto, ci ha tolto dalla nostra comfort zone e ci ha tra trasportato in un mondo che in teoria sta dietro l'angolo perché sono tutto fatto di prospettive. Dove tu non puoi uscire di casa o esci di casa e trovi gli elefanti che ti passano liberi, fantastico. Eh, fantastico. fantastico. Torniamo un attimo al gioco. Sì, facciamo Max. Dimmi. Se per esempio io vado in parrocchia e dico ragazzi, stasera si gioca a fireball e quelli mi chiedono: Sì, fa ma come si fa? Ecco, in breve, quali sono le regole? Cinque regole principali. Uno. Si gioca con una palla come quella che ti ho dato, serve qualsiasi spazio, se avete uno spazio 25x15 va bene, altrimenti si adatta a qualsiasi cosa. Si vince facendo punti, ogni passaggio al tuo compagno o compagno di squadra è un punto. La palla va passata ogni due secondi, quindi molto veloce. In campo, se fosse, non, non si sta mai fermi, quindi, o si saltella sul posto o si corre. Le squadre sono quando si ha un campo regolamentare di 7 contro 7, tre devono sempre appartenere al stesso posto, quindi ho quattro finucce e tre maschietti, o viceversa. E ultima cosa, non è un gioco violento: quindi non si spinge, non si danno botte, non si danno calci, pugni, eccetera. Si, si ruba la palla, si cerca di rubare la palla senza contatto fisico. Le regole sono poi ufficiali, sono tutto gratis sul sito, quindi non è un problema. E con, in 5 minuti si impara i ragazzi sono in parrocchia, lo possono imparare se volete, eh, quando sono in Italia sarò ben felice di, di venirvi a trovare giocarlo con voi e insegnarvelo eh, è, un, è sempre un piacere con molto piacere allora con ci alleneremo perché abbiamo visto che è molto frenetico come gioco, infatti, quindi ci vuole fiato sai, fratello, <ride> mi, mi metto anche nei panni dell'arbitro, non, non se la passa benissimo, no? vero? sì, infatti ne abbiamo 4 però voglio dire va bene si può fare tutto la, la cosa importante è che si possa che si possa fare che si possa fare tutto volentierissimo se voi avete la, la voglia assolutamente si sì. assolutamente sì, ci lasciamo con la promessa di un uh, tuo passaggio a san giovanni rotondo è il caso di dire un tuo passo passaggio passo. che duri più di due secondi che duri posso più di due, cosa? prego prego posso dire? Voglio ringraziarvi, visto che tra una settimana è il giorno della Terra, volevo invitare tutti a fare, ad aiutarci a piantare alberi facendo una donazione sulla uh, pagina di Go Found Me, di eh, Smiley Academy, che è appunto un partner de, de, della selezione di Fireball. Vogliamo piantare alberi e. e da, dare qualcosa potrebbe essere un ottimo gesto per poterlo fare Quindi ti, su, ti ringrazio ti ringrazio tanto per aver chiuso così noi lunedì prossimo ci ritroveremo la regola della sostenibilità per celebrare insieme la giornata della terra e ci saranno anche i ragazzi e le ragazze di smiley academy Grazie infinite a tutti, grazie, grazie a te. Siamo giunti al momento In dei super saluti super chiusura, quindi invitiamo anche a non lasciarci e proseguire la visione su Padre Pio TV con la celebrazione eucaristica e ricordiamo l'appuntamento delle 16:30 per il funerale del nostro carissimo Padre Gregorio D'Arenzo. Noi ci vediamo lunedì prossimo, buon proseguimento di giornata.